tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Loletta Fabi Channel. Cause things change but the memories don't. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Visto col fatto della Lumix, sto cercando di fare più possibili tanti argomenti diversi tra loro e soprattutto un qualcosa di originale, quindi, perché comunque sì, ok, è vero, io molto spesso vedo dagli altri youtuber più o meno anche qualche idea da poter poi inserire e metterla qui sul mio canale, propriamente è difficile creare sempre dei contenuti, ecco, sempre nuovi, ma io cerco sempre il lungo e il largo, ci penso la notte oppure quando vado in bagno a fare dei video, ed eccomi qua in questa nuova rubrica che ovviamente non so se vi piacerà o meno, sono sempre degli esperimenti. Ho qui il dizionario della lingua italiana. Praticamente cosa consiste in questa prima puntata? Non so come mettere il titolo, comunque sì, è quello. E praticamente io sceglierò una parola a caso del dizionario, che ovviamente spero che sia molto complicata e difficile, e io ve la devo spiegare in maniera molto semplice, o come un bambino spiegherebbe ad un altro bambino qualcosa. Okay. Caso, sinistra. Allora. Ok. Allora. Inoculare. Introdurre nell'organismo una sostanza per iniezione, per lo più a scopo terapeutico, iniettare, inoculare, quindi vuol dire introdurre nell'organismo una sostanza per iniezione. Un bambino ad un altro bambino. Cosa vuol dire inoculare? Vuol dire praticamente, lo sai quando l'amma ti prende la puntura, poi tu sei malato e quindi devi fare questo e poi l'amma ti mette un altro liquido dentro e ti fa altre punture. Io odio le punture. Preponderanza vuol dire notevole superiorità numerica, prevalenza, maggioranza, superiorità, priorità. Adesso vi farò vedere la preponderanza nei bambini. Io sono superiore a te. Tiè. Questa è più lunga. Sibilinamente. Avverbi di sibilino. I bambini leggono sibilinamente? Vuol dire: sai quando tu vai in campagna e ci sono i serpenti e praticamente senti e pss, e pss. Quelli si chiamano sibilio, sibilio, ed è il verso del serpente. Bellissimo, questa nuova rubrica ragazzi è fantastica. Un altro caso. Allora. Redditizio, che procura buoni guadagni, economicamente molto vantaggioso, fruttuoso e nominativo. Nei bambini, papà mi ha insegnato che se tu fai un buon lavoro e guadagni tanto, diventi con quel lavoro un lavoro redditizio. E infine, raga, ultima, sovversivo, che mira a rovesciare l'ordine costituito, rivoluzionare attività propaganda, stampa sovversiva, scritti sovversivi, che tende alla rottura di una situazione esistente e di un ordine tradizionale. Mio fratello è un po' sovversivo perché tende a fare un po' quello che cavolo vuole. Fine, ragazzi, questa è mini puntata flash del prendiamo parole complicate dal dizionario in modo semplice come fanno i bambini. Finisce qui questa prima puntata. Ovviamente se vi è piaciuto spolliciate, perché sto notando che non state spollicciando più, mi pigliate per il beep, che ormai c'è la restrizione, non posso più dire brutte parole tipo le scimmiette, e quindi vi invito nuovamente a veramente lasciare like, commentare e condividere ovviamente con i vostri amici. Iscrivetevi come al solito al canale. E nulla ragazzi, questa mini puntata finisce qui, spero che ci sia una seconda. Comunque sia, se volete una seconda commentate con l'hashtag io voglio la seconda, tutto attaccato, e me lo fate sapere. Siate gentili anche con gli adulti noiosi, amate tanto e non fate mai nulla che io non farei. Un bacione nel cuore.